Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Gabbo e siamo qui ritornati su Call of Duty Black Ops 3 con una challenge un po' difficilotta. Ecco, questa challenge è arrivare nella cerchia dei giocatori, quindi te nei primi tre, usando solo i Tomahawk, quindi sì, non è poi così tanto facile. Mi sono dato un piccolo bonus perché veramente ho cercato di fare queste partite ieri, ci ho messo tutta la giornata e avrò fatto tipo 10-11 partite abbastanza schifose, avrò fatto massimo 15 su Evac e mi sembra un 13 su Breach, e quindi non è stato granché. L'unica che mi è venuta molto bene è stata questa qua, che è stata l'ultima che ho fatto, che ho detto ok, perfetto, sono arrivato terzo e basta. Cioè, ormai stavo per sclerare, quindi ho detto, boh, basta, fatto, addio, non la faccio mai più. Allora, che dire? Qua, vabbè, qua ho avuto una botta di culo tremenda, perché ultimamente ho avuto questo qua che ho usato ripristino, una bella tripla, finalmente. Mi ha dato 3 punti, mi ha fatto arrivare il secondo. Questo non l'ho registrata in diretta, perché? Perché dopo tipo la terza partita che ho visto che non mi riuscivo, ho detto guarda, tanto che mi si sta riempiendo troppo lo spazio, e ho detto vabbè, e la registrerò dal cinema se mi esce bene, anche se io credevo che ormai ero praticamente affranto, che ho detto vabbè, ho capito, non ci riuscirò mai, ma fortunatamente nelle ultime partite che volevo fare mi è uscito. Qua che stavo uccidendo quello fermo, ma arriva il tizio con il tirapugni. Allora, in questa partita mi sono dato un bonus del Reaper, che avrò fatto tipo 5 kill in totali, perché veramente c'è della gente che tra bazooka, camperare e purifier e tutto e di più, qui addirittura hanno chiamato i raps in sta partita, non ce la facevo, e per fortuna ho messo il Reaper. Nelle altre partite uguale praticamente, tra gente che chiamava la fanteria o gente che shottava come i cani e una balla e quell'altro, ho detto vabbè, mettiamo il Reaper senza evitare di fare troppe kill con il Reaper, e boh, mi sono dato questo piccolo bonus perché non ce la facevo più. Allora, qua niente, qua ero secondo, l'ansia si cominciava a farsi sentire, addirittura lisciavo tipo la finestra della chiesa, dopo vedete che non riuscivo a salirci di quanto ero in ansia. Qua non si sa perché non l'ho ucciso. Comunque, la cosa che vi vorrei chiedere, essendo che vorrei fare molto più spesso queste challenge, è di scrivermi sotto nei commenti la prossima challenge da fare, se con il cecchino, con qualsiasi armi, o diciamo, che ne so, se volete che uccido col C4, qualsiasi cosa. Scegliete voi la classe e io la farò in TCT. Vabbè, voi datemi una challenge e io la farò. Ok. Qua che mi addirittura con le mine a pressione, sto qua in chiesa a campare con la mina a pressione. Cioè io boh, veramente non ce la facevo più. Erano tipo le 7 di sera, ho detto vi prego fatemi arrivare in top 3, non ce la facevo più. Infatti qua correvo per cercarli in fretta, perché se il tizio uccideva andava più avanti, io rischiavo di arrivare non neanche terzo, quindi bisogna fare un po' in fretta con questa sfida del Tomahawk, che devo essere sincero. Se vi devo dare un consiglio è non ho consigli, perché ragazzi, io veramente non sapevo io più che fare. Qua ho addirittura sprecato il Reaper, ma vabbè, casomai l'unico consiglio è mettetevi, che ne so, tracciante, giustamente sciacallo per ripigliare i vostri Tomahawk anche se l'avete persi. Poi cos'è che ho usato? Adesso non mi ricordo quello che ho usato. Vabbè, ah sì, sesto senso, così via. Tutte cose che mi aiutano con i Tomahawk, ecco. E niente, che dire, raga. Qua gente che si mette a camperare TCT nelle casette qua. Gente che ho trovato anche una buona lobby, allora devo essere sincero, perché tutti i lati c'è gente che un minimo di giocare lo sapeva, perché ragazzi, qua basta un minimo giocare, io questa sfida non riesco a farlo. Qua quel tizio che per sbaglio ha cliccato le dannate flashbang e mi ha fuori con il dannato bazooka, qua che mi sono fatto fregare, e quindi così ho dovuto spezzare a metà il video perché non avevo più spazio. Cioè io sono dovuto andare a cancellare alcune vecchie clip che non mi servivano più,
così via, alcuni video che mi erano usciti male, tipo le tre partite che avevo registrato all'inizio che sono andate male con il Tomahawk, e anche un'altra, mi sembra quella su Breach e Devak, che ve l'avevo registrato e volevo mandare su YouTube. Ho detto no, vabbè, non sono contento, ne faccio un'altra. E poi mi è uscita questa qua, per fortuna. E quindi niente, ragazzi, io ve lo ripeto, scrivetemi nei commenti la prossima sfida, vi prego, non troppo difficile, perché se mi chiedete di vincere un TCT arrivando nella cerchia dei giocatori usando, che ne so, la granata termito, termite, io ve lo dico che non la faccio, perché casomai vi carico il video che ci ho provato, ma di sicuro ci sto 4 ore a provarla a fare, perché, cioè dai. Avevo addirittura di fare quella lì con le Semtex, cioè appiccicare le Semtex, perché non riesco manco a salire sul dalla chiesa da quanto eri in ansia di vincere sta partita. Qua che tiro Tomahawk a caso. Vabbè. E qua mi sembra che ne ho lisciato uno in mal modo, anzi no, più tardi. Quindi così, la prossima volta cercherò di farlo in diretta. Spero che non siano sfide troppo difficili, perché se non sono difficili ve la registro in diretta, perché è più semplice. Lo dico, vabbè, ce la dovrei fare, ma questa qua. Io le prime tre ero partito carico, ho detto vabbè, ce la faccio, tanto cosa vuoi che ci. Che difficoltà vuoi che sia, infatti. Che poi qua tra doppi salti, una balla e quell'altra, è molto più complicato. Qua che è sto tizio, le mortacci sulla glitch che ha invitato gli specialisti. Su Black Ops 2 ero molto più bravo con il Tomahawk, ma tanto, molto più bravo. Forse perché su Black Ops 2 c'era anche Età della Pietra, io ci giocavo molto e. Diciamo che con il Tomahawk ci avevo preso più familiarità. Qua è proprio. È la prima volta che lo uso. Cioè non l'ho mai usato. Infatti ho iniziato qua a usarlo per questa sfida, ma per il resto non l'avrei mai utilizzato. Perché. Questo COD mi fa un po' schifo. Non so neanche perché alcune volte si va di centrarli, ma per il gioco non lo è. Ma vabbè. Qua c'era un bastardino di nome Joker, che avevo fatto anche un'altra partita ancora, sempre su sta mappa, perché ci volevo riportare. Non ero ancora contento al massimo, volevo proprio arrivare primo, volevo arrivare. E però c'era quel Joker che è penultimo, che sta devastando, mi ha appena devastato ora. E lui? No, sto scherzando. Ha ucciso appena ora, ma non era quello. Allora, praticamente, questo qua è un livello, mi sembra 200, non mi ricordo già più. E so soltanto che dopo ha chiamato, in questa partita ha chiamato il Raps, torretta, e chi più ne ha più ne metta. Quindi avevo trovato questo qua in partita, infatti è arrivato tipo 14, io ero ancora tipo a 3. E ho detto vabbè, basta, vi pubblico questo, è buono. Qua che 4 Tomahawk per uccidere una dannata persona. Poi devo anche dire che il Tomahawk di questo gioco, ecco qua, cioè ragazzi, da quanto è in ansia. Ho lisciato una persona da fermo, cioè da fermo. Ma vabbè. Ecco qua, nave Raps in arrivo. Cioè, ali mortacci tua e tu e i tuoi Raps. Porca miseria. Cioè, oltretutto, che già è difficile di sua, chiamatemi anche la torretta Raps. Grazie, gioco, grazie. Cioè, non poteva sto Joker andare a fare, che ne so, dominio. No, cioè, non poteva. Questo qua che fortunatamente è un po' gnubbo. E qua ho ucciso anche questo. E poi c'è il tizio camperato lì e mi ammazza il Raps. Grazie Raps, grazie mille. Qua che non lo colpisco. Qua eravamo 24, lui aveva quasi vinto. Io ero felice di essere ancora secondo. Qua ho preso la finestra culo, però mi fa fuori sto figlio di buona donna con quella borsetta schifosa di faro. E qua che si scappi chi può, perché c'era i Raps in giro. Qua si può sparare. Speravo che il nemico entrasse perché volevo comunque provare a vincere, ma vabbè, non ci sono riuscito. Dovrebbe tipo finire tra pochissimo. Stava addirittura finendo il tempo. Cioè, ragazzi, sta partita è durata un casino. Poi sto figlio di buona donna che mi ha ucciso con i pugni, che neanche gli era dietro di me. Comunque, ragazzi, mi raccomando, lasciate un mi piace per il tempo che ci ho impiegato. Scrivete nei commenti la prossima challenge. Ci vediamo.